Rieccoci qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesima, seconda parte. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Questa sera tratteremo dal Gesù di Nazareth e l'infamia umana le istruzioni agli apostoli. Le istruzioni agli apostoli, che comprendono diversi precetti, discorsi della montagna e vari altri aspetti di quello che è l'immaginario cristiano. Beh, sono abbastanza lunghi su Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Abbiamo tutte e tre le espressioni, abbiamo sia Matteo, sia Marco che Luca, e li abbiamo scritti tutti per esteso, però per la brevità della trasmissione vi leggerò soltanto Matteo, cioè vi leggerò sia il discorso della montagna di Matteo sia i diversi precetti, che naturalmente sono estratti quella parte che i cristiani ritengono propositiva. Allora, e naturalmente dopo però passeremo al commento dei vari discorsi della montagna, dei vari precetti, dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. Naturalmente tutto questo ha un tempo, c'è stato un tempo in cui sono stati scritti. Se io li scrivessi oggi, li scriverei in maniera leggermente diversa, però la sostanza resta, i concetti fondamentali restano. Vediamo cosa ci dice Matteo nel discorso alla montagna, e questo è preso pari pari sempre dal Vangelo delle Paoline, quello che uso io, insomma, dei Paolini. Discorso della montagna. Gesù, veduta la folla, salì sul monte. E quando si fu seduto, vi ricordo sempre che non prendo le telefonate finché non ho finito, cioè fino agli ultimi minuti della trasmissione, in pratica sulle 8. Gesù, veduta la folla, salì sul monte e quando si fu seduto, gli si accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la sua bocca per ammaestrarli e disse: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e falsamente diranno di voi ogni male, per cagion mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. E sempre di Matteo passiamo invece ai diversi precetti. Dice: non giudicate per non essere giudicati, perché secondo il giudizio col quale giudicate sarete giudicati. E con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché osservi la paglia nell'occhio del tuo fratello e non badi alla trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, leva prima la trave dal tuo occhio e poi tenterai di levare la paglia dall'occhio di tuo fratello. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle ai porci, perché le pestino coi loro piedi e rivoltandosi vi sbranino. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. E chi è quell'uomo fra voi che darà a suo figlio una pietra che gli chiede un pane? O se chiede un pesce gli dia una serpe? Se dunque voi cattivi come siete sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli concederà cose buone a coloro che gliele chiedono. Tutto quanto dunque desiderate che gli uomini facciano a voi, fatelo voi pure a loro, poiché questa è la legge dei profeti. Entrate per la porta stretta perché larga è la porta spazio, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa, quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, essi vengono a voi travestiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dei loro frutti li conoscerete, si coglie forse l'uva sui pruni o fichi sui rovi? Così ogni albero buono dà buoni frutti, ma ogni albero cattivo dà frutti cattivi. Non può l'albero buono dare frutti cattivi, né l'albero cattivo dare frutti buoni. Ogni pianta che non porti buon frutto viene tagliata e gettata nel fuoco.
dai loro frutti dunque li riconoscerete. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questo è il discorso che fa Matteo, quello che abbiamo estrapolato. Luca fa più o meno lo stesso discorso e ne viene estrapolato un bel pezzo. Ma io dico a voi, vi ricordate che mi ascoltate? Io dico a voi che ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Io dico a voi, cioè, non io amo i miei nemici, ma io dico a voi. Bene, facciamo il commento dove ho riprodotti i vari passi. È utile ribadire come ogni evangelista scrive la propria versione in conformità ai propri obiettivi, al tempo in cui scrive e al grado di cultura, scusate, dello scrivente. Marco e Matteo scrivono i Vangeli più antichi, più vicini agli eventi raccontati. Per questo motivo sono più prudenti sia nell'evocare il fantastico, sia nel descrivere un sapere e una conoscenza che Gesù non aveva. Sono prudenti con i miracoli e con le guarigioni. A mano che il tempo passa, la leggenda si gonfia, prima attraverso Luca e poi Giovanni, raccontando di un Gesù che fa risorgere Lazzaro. Da Marco, che contiene il fantastico nell'ambito dei seguaci di Gesù, a un Matteo che fa nascere Gesù dalla Vergine di Maria, con una discendenza reale e l'arrivo dei magi dall'Oriente. È altresì utile ricordare come Gesù non traga nessuna forza in sé, ma il tutto è dovuto al proprio essere figlio del Dio di Israele. Non si tratta di contestare quanto Gesù avrebbe detto, ma quanto detto per bocca degli evangelisti. Gesù come persona non ha nessun valore, lo acquista soltanto attraverso gli evangelisti che danno una descrizione della sua opera attraverso il fare e gli eserciti con cui la Chiesa cristiana e cattolica in particolare lo impongono nella storia. Il puntamento dei fucili cattolici è determinato dagli insegnamenti di Gesù. A questi insegnamenti esistono interpretazioni differenti, tutte gestite dalla Chiesa cristiana e cattolica in particolare, buoni per situazioni diverse e finalizzate tutte al controllo delle pecore e del loro gregge, senza le quali la Chiesa sarebbe privata della carne e del latte a cui nutrirsi. La mia intenzione è quella di sfrondare l'ipocrisia degli evangelisti, o se vogliamo del Gesù dei cristiani, la cui imposizione militare costò lacrime e sangue ai popoli e un altissimo numero di vie della conoscenza e della consapevolezza troncate nell'asservimento al macellaio di Sodoma e Gomorra. A questo punto diventa interessante nelle finalità l'operazione fatta da Luca nell'unificare due insegnamenti distinti del Vangelo di Matteo in un unico insegnamento sotto il nome di Discorso della Montagna, aggiungendone un cappello introduttivo pieno di magnificenza e grandezza che né Marco né Matteo ai loro tempi poterono osare. Luca è greco e scrive un'ottantina d'anni dopo, quando la memoria di Gesù si è spenta nella gente di Palestina e non è più direttamente contestabile. Inoltre è medico e dà grande importanza a guarigioni e allontanamento di demoni, dove la sua scienza si pensava impotente. Egli come medico doveva opporre il proprio Gesù alle miracolose guarigioni operate dagli dei della cultura greca. Eppure la saliva del serpe di Esculapio abbonda dei fattori di crescita che così velocemente facevano rimarginare le ferite. Un vero e proprio miracolo cui Luca doveva inventare qualche cosa di ancor più grandioso. Ma il serpe di Esculapio è reale, mentre i miracoli millantati da Luca sono scenografia sul palcoscenico del ridicolo. Ricordiamo che cos'è il serpente di Esculapio. Nei templi di Esculapio venivano portate le persone ferite, cioè che avevano delle ferite anche piuttosto gravi, si facevano dormire le persone, di notte venivano liberati i serpenti di Esculapio, le serpi, che andavano a mordere le ferite. Ora, quasi magicamente le ferite si rimarginavano molto presto. Non si è mai saputo come ciò avvenisse, salvo che recentemente sono state fatte delle analisi sulla saliva e sulle papille della serpe di Esculapio e si è scoperto che possedevano quei fattori di crescita, quei fattori di crescita della pelle, per la quale la Rita Levi di Montalcini ha preso il premio Nobel, tanto per capirsi. Per cui, dal punto di vista magico, dal punto di vista della magia, Esculapio praticava una vera e propria medicina, molto moderna, molto più moderna di quanto si sapeva. E Esculapio arriva come divinità della medicina a Roma,
Fa saltare Strenua, che è la divinità della medicina sabina, e diventa il primo, diventa la divinità che incarna la capacità di curarsi. Una grande statua di Esculapio era sullo stretto di Messina dalla parte della Sicilia. Finché ci fu la statua di Esculapio, la Sicilia non fu mai invasa. Quel giorno che abbatterono la statua di Esculapio, la Sicilia fu invasa, cioè crollò lo spirito, crollò il senso dell'omogeneità del popolo siciliano. Ricordiamo sempre queste cose, ce ne sono anche altre da ricordare. Nel discorso della montagna in Matteo osserviamo 9 tipi di beati. Dice: beati i poveri in spirito, beati quelli che piangono, beati i miti. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati i pacificatori, beati i perseguitati, beati voi quando vi perseguiteranno. C'è un'esaltazione della miseria nel quotidiano in funzione del premio divino. Il primo punto è uno dei maggiormente controversi. Leggiamo cosa scrive Elémire Zola nel suo I mistici d'Occidente. Si tradurrà: beati i poveri per lo spirito, infatti di loro è il regno dei cieli, oppure beati i poveri secondo lo spirito perché di loro è il regno dei cieli, ovvero coloro che hanno anima di poveri, oppure coloro che sono poveri di spirito proprio. In breve, saranno beati gli uomini impersonali o i poveri? Per Agostino si traduce beati coloro che non sono gonfi di iattanza. Per Crisostomo, beati coloro che non sono umili, non per forzata rassegnazione, ma con spirito d'elezione. Si aggiunge perfino: beati coloro che sono scarsi di intelligenza, o beati coloro che ora sono poveri di spirito e che saranno come adesso, sono ricchi di spirito in terra, quando giungeranno dopo morte in cielo. Le due interpretazioni più probabili, salvo che la prima sia intesa come beato colui che è privo della facoltà di discernimento mondano, è l'idiota del villaggio. Ebbene, tutte queste interpretazioni sono corrette, non tanto per la validità della traduzione, ma per l'applicazione pratica nel quotidiano perpetrata dalla Chiesa cristiana. La validità dell'interpretazione in beati i poveri di spirito viene confermata da Gesù nella misura in cui invita a farsi come un bambino. I bambini non lo contestano, non si avvedono del pericolo incombente nelle dichiarazioni di autoproclamazione di Gesù quale figlio di Dio, non lo sfidano, non lo contestano, sono quasi gioiosi davanti a questo matto, non comprendendo l'implicità dei suoi atti. Così i poveri di spirito non lo mettono in crisi ed egli non può far altro che beatificarli, promettendo loro quello spirito, quella conoscenza e quella sapienza che essi non scorgono mancare in Gesù. La Chiesa cristiana, pur puntando su questo per allargare il proprio potere, distruggerà la conoscenza, la tecnica, la medicina greca, romana, egiziana in quanto pagane. Non può sul palcoscenico della propria recita ammetterlo direttamente, né può permettere che i suoi preti, prendendo la lettera all'essere poveri di spirito, si trasformino in idioti del villaggio, perdendo la capacità di controllo delle pecore del proprio gregge. Da qui un'interpretazione per i pastori e pescatori di anime e un'interpretazione per i pescati e i macellati. Proviamo a scrivere lo stesso schema precedente rispecchiandolo nel contrario. Allora, beati i poveri di spirito, dunque, maledetti i ricchi di spirito. Beati quelli che piangono, dunque, maledetti quelli che ridono. Beati i miti, dunque, maledetti gli insofferenti. Beati quelli affamati di giustizia, dunque, maledetti chi conquistano la giustizia. Beati i misericordiosi, dunque, maledetti coloro che affrontano i problemi affliggenti per risolverli. Beati i puri di cuore, dunque, maledetti i sospettosi. Beati i pacificatori, dunque, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni. Beati i misericordiosi e i perseguitati, dunque, maledetti i persecutori. Beati voi quando vi perseguiteranno con falsità. E qui il contrario non lo conosco in quanto affermazione soggettiva. Cioè, chiunque può essere perseguitato per se stesso.
non ha valore. Dov'è la libertà dell'uomo portata dal figlio dell'uomo se l'unica possibilità per la felicità e la soddisfazione dei propri bisogni appartiene al capriccio di Dio oltre la soglia della morte del corpo fisico e la rinascita attraverso un'ipotetica risurrezione? L'assurdità di questi insegnamenti sta, oltre a varie altre cose, all'assoluta mancanza di riferimento oggettivo. È una costante nella cultura ebraica di quel tempo. Dopo la fuga da Babilonia prima e dall'Egitto, poi gli ebrei elaborano la legge ebraica condensandola in 10 comandamenti, una brutta copia del codice di Hammurabi, anzi direi che non ha niente a che vedere col codice di Hammurabi, e simili, dove manca la relazione fra reato e pena. Nel discorso sulle beatitudini manca la relazione fra beatificazione e maledizione. Per questo la scelta del maledire e del beatificare rimane un discorso soggettivo, dove un'organizzazione gerarchica, proteggendo i propri interessi, ne produce l'interpretazione finalizzandola al rafforzamento del proprio potere e della propria capacità coercitiva nei confronti dei popoli del pianeta. Dietro il beatificare si nasconde il maledire, la paura del mondo circostante, il terrore della trasformazione del mondo e dell'universo di cui il Gesù dei Vangeli cristiani non ha percezione razionale, ma terrore profondo e istintuale. Il desiderio del Gesù dei Vangeli di trasformare l'umanità in incubi e succubi lo porta a non guardare in faccia il reale quotidiano di cui si circonda per rifugiarsi in una follia giustificata soltanto dal ritenersi il figlio del Dio creatore del cielo e della terra. Cosa implica l'opposto delle beatitudini? Implica la descrizione di un uomo diverso, l'uomo nuovo, quello in grado di guardare l'universo negli occhi, dimentico di quella paura che paralizza le membra quando la propria percezione viene inondata dal caos della totalità dell'esistenza. Leggiamo il contrario. Beati coloro che danno l'assalto al cielo della conoscenza, del sapere e della consapevolezza. Beati coloro che estendono le ali della percezione, non vengono afflitti da bisogni in grado di ingabbiare i propri sentimenti in tristezza e dolore. Beati i guerrieri delle contraddizioni, coloro che non nascondono la testa sotto la sabbia, ma affrontano l'esistente con le proprie forze. Beati coloro che fanno del raggiungimento della giustizia come elemento oggettivo del proprio esistere, motivo della propria esistenza. Beati coloro che si impegnano a rimuovere i problemi d'ostacolo a tutti gli esseri nel corso della propria esistenza, sia per essi, per i propri simili e per l'ambiente circostante. Beati sospettosi, coloro che vogliono verificare le affermazioni, gli intolleranti nei confronti di chi non chiama le cose col loro nome. Beati coloro che affrontano le contraddizioni dell'esistenza, disposti a qualsiasi scelta pur di estendere la propria capacità di percezione nel rapporto fra l'individuo e il mondo circostante. Beati coloro che, attaccando sotto qualsiasi forma il potere costituito che provocò la loro ira, costruendo contraddizioni di vita inaccettabili, vengono da questi perseguitato. La costruzione è parziale, però mette in evidenza l'atteggiamento di un individuo che lancia il proprio grido di esistenza davanti all'universo nella sua totalità. Di questo il Gesù dei Vangeli ha paura. Non dimentichiamo mai, mentre gli apostoli devono diventare pastori, i popoli devono diventare pecore da condurre al macello. E come disse un'amica, tanto più quelle pecore devieranno dalla strada del macello, tanto più forte i pastori bastoneranno. Questo sarà l'oggetto della terza parte di questo lavoro. Chiude quella parte del racconto di Matteo con l'affermazione che essi verranno perseguitati come i profeti furono perseguitati prima di loro. È un'affermazione assolutamente soggettiva che implica mettere se stessi al centro dell'universo chiedendo a tutti gli altri di ruotare attorno come i pianeti attorno ad un sole. Il Gesù dei Vangeli non passa minimamente per la testa di essere l'infamia dell'umanità e che il disprezzo che a lui e ai suoi seguaci viene rivolto ha fondamento oggettivo nella sua stessa dottrina. Il gioco interpretativo è uno degli elementi di forza della Chiesa cristiana. Ciò che esce dalla bocca di Gesù nella recitazione delle beatitudini è ciò che la Chiesa cristiana riserva alle proprie pecore e non a se stessa. Il cristianesimo è potere costituito, potere di avere il cui possesso e il controllo delle sue greggi umane a beneficio del suo Dio. Proviamo a leggere le beatitudini non da chi subisce le angherie,
ma da chi produce le angherie al fine di rinnovare continuamente il proprio controllo sulle persone. Dunque, dovete essere poveri di spirito per essere beati. Dovete piangere per poter ridere. Dovete essere miti e sottomessi se volete essere beati. Dovete avere fame e sete di giustizia se volete essere beati. Dovete essere misericordiosi se volete essere beati. Dovete avere un cuore puro e non essere sospettosi nei nostri confronti se volete essere beati. Dovete essere in pace con noi se volete essere beati. Dovete essere perseguitati se volete essere beati. I cristiani vogliono che tutti gli esseri umani siano beati. Per questo hanno trasformato la vita umana in un inferno a beneficio di pochi. Non dimentichiamo mai, gli evangelisti scrivono che Gesù ha detto per forgiare un'arma repressiva nelle mani della Chiesa cristiana. La seconda parte è composta da una serie di precetti molto elementari, il cui scopo è quello di tracciare una linea comportamentale nella diffusione della parola divina attraverso la colpevolizzazione dell'interlocutore. Elenchiamo questi precetti. Non giudicate per non essere giudicato. Si applica a voi il sistema che voi applicate agli altri. Togliere la trave dal proprio occhio prima di togliere la paglia da quello del proprio fratello. Non dare cose sante ai cani o perle ai porci. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Picchiate e vi sarà aperto. Siccome voi vi comportate bene con i vostri figli, pur essendo malvagi, tanto meglio con voi si comporterà Dio che è buono. Fate agli altri ciò che volete che gli altri facciano a voi. Entrate da porta stretta in quanto angusta è la strada che porta alla vita e larga quella che porta alla perdizione. Guardarsi dai falsi profeti ed osservarli dai frutti che producono. Non chi mi loda entra in paradiso, ma chi si asserva alla volontà divina. Tuona il prete dall'altare. Non metterti a giudicare l'operato della Chiesa, sposa di Gesù, se non vuoi essere giudicato da Dio. Il problema era che non del giudizio divino si doveva aver paura, ma di quello dei tribunali ecclesiastici, dell'Inquisizione e dei tribunali civili molto solerti nell'applicare come legge la moralità degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Chi è che non deve giudicare? Il piccolo uomo che traendo la forza del proprio essere dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, o colui che vestendo di porpora mangia ciò che i suoi sgherri, in ossequio alle leggi vigenti, hanno sottratto al lavoro di altre mani? Mettere un coltello alla gola del porporato e dirà: nessuno, nessuno deve giudicare, solo Dio, ma toglietegli quel coltello dalla gola e appena potrà vi staccherà la testa affermando: hai voluto giudicare e questa è la collera divina. Non la collera divina può far paura, ma il terrore sparso da chi si crede il delegato di un fantomatico Dio in terra. Piccolo uomo, non giudicarli, non giudicare, perché se lo fai la loro furia si abbatterà su di te. Nel giudizio si applicherà a voi il sistema che voi applicate agli altri, a parlare sempre il rappresentante di Dio dal pulpito. La pecora non può giudicare l'operaio del proprio pastore. Attenzione all'ira divina e ai suoi tribunali. Tu che giudichi l'operato del pastore, come ti permetti di contestare la paglia nel mio occhio quando nel tuo c'è una trave? Eh già, perché nel tuo occhio non ci fosse una trave, se nel tuo occhio non ci fosse una trave, tu saresti il pastore e Dio la pecora. Dunque, tu hai certamente una trave nel tuo occhio. Qualcuno non aveva travi negli occhi, qualcuno, qualche barlume di conoscenza riusciva a conservarla. Ancora, come comportarsi nei loro confronti? La conoscenza e la consapevolezza, qualunque conoscenza e consapevolezza sono nemiche di chi vuole trasformare il mondo in incubi e succubi. Dunque, quelle perle non devono essere date alle pecore, perché potrebbero diventare cani e porci pronti a mordere il loro pastore. Finché Pomponazzi mantiene le sue perle all'interno dell'università patavina, riesce ad evitare di far la fine delle caldarroste. Alvanini, che pretende di seminare le proprie perle, i cristiani gli mozzano la lingua e poi lo bruciano.
Quando i preti venivano cacciati, erano pronti a proferire come Gesù e i suoi apostoli: stiamo dando le perle ai porci, dimenticando di guardare se stessi fra travi e pagliuzze. Da quando in qua i cristiani chiedono? Essi prendono, trasformano le proprie pretese in legge e delegano eserciti e galere per farle rispettare. Con questo giochetto, nel corso dei secoli, si sono appropriati del controllo dello Stato, dei latifondi, del potere economico, della morale delle persone, del lavoro di altre mani, eccetera. Alle persone dicono che devono chiedere per ottenere. È sconveniente che le pecore pretendano, devono chiedere, o meglio ancora, supplicare con umiltà, così loro potranno elargire la loro carità. Essi, i poveri, devono star loro vicino e umili, così i cristiani potranno far loro del bene ogni volta che lo desidereranno. Cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, appartengono alle indicazioni attraverso le quali, se da un lato dà indicazioni sul come muoversi per poter diffondere la parola divina, dall'altro impone i comportamenti che devono tenere le pecore nei confronti del potere cristiano. Implorare, implorare, implorare. Voi siete cattivi, voi siete malvagi. È l'affermazione continua di preti e porporati, persone che vivono sul lavoro di altre mani e che abbisognano di colpevolizzare per poter derubare e controllare, colpevolizzare chi è stato derubato culturalmente impedendogli di difendersi. Malvagio a me, ma dillo a quella troia di tua madre, farabutto. Quali offese blasfeme? Arrestate il bestemmiatore. E che altro possono fare individui malati di morte che bisognano di popoli in ginocchio per osannare il proprio potere e quello del loro Dio? Non siamo noi i malvagi, sei tu che sei un pezzo di escremento umano e con te Dio, tuo Padre. I popoli, gli esseri umani, combattono quotidianamente per la propria esistenza, vivono le contraddizioni del quotidiano, qualche volta imponendo se stessi, ma più spesso soccombendo e costretti ad un faticoso riadattamento per poter continuare ad esistere. I popoli, gli individui, anche quando sono costretti ad azioni aberranti, non possono essere mai considerati malvagi dal punto di vista di un essere di energia. Quale potrebbe essere il Dio dei cristiani, se non come il rammarico di aver perso il cibo di cui si nutre, bestiame, pecore? L'aberrazione delle azioni appartiene alla morale umana e solo alla morale umana e non a tutte le morali umane. Dunque, non esiste nessun referente attraverso il quale un essere di energia, e tantomeno il macellaio di Sodoma e Gomorra, può essere considerato buono. Al Dio dei cristiani non frega niente se non come il bestiame in ginocchio per potersi servire di energia vitale stagnata. Fate agli altri ciò che voi volete che gli altri facciano a voi, è l'imperativo che tuonano i preti dai loro pulpiti contro le pecore quando scalciano. Quali altre possibilità avevano quelle pecore? I cristiani sono subdoli e violenti nei confronti delle pecore che non abbracciano il loro credo, hanno imparato a sfruttare le debolezze nella vita per metterle in ginocchio. Quando qualcuno è in difficoltà, anziché dargli una mano perché possa riprendere l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, gli indicano la sottomissione al loro Dio come rimedio dei suoi problemi, lo costringono alla resa definitiva. Non solo, ma li inducono a costringere la prole a seguirne le orme. Tanto, che male fa? Fa molto male. Significa non poter più indicare alla prole come e quando serrare i pugni e denti davanti alle difficoltà, ma portarli ad abbandonarsi alla provvidenza divina, che altro non è che la bramosia dei preti cristiani, per controllarli e dominarli. Un attimo solo di pausa, vado a vedere un attimino la porta, chi è entrato, arrivo immediatamente. Rieccomi qui ancora con voi. Eppure, dalla porta stretta in quanto angusta è la strada che porta alla vita, mentre larga è quella che porta alla perdizione. A chi si riferisce? Alla stante, naturalmente. Tu devi vivere nella costrizione, perché è proprio quella costrizione che ti porta alla vita eterna. Noi ci assumiamo l'onere di entrare dalla porta larga. Ci sacrifichiamo per costringere te ad entrare in quella stretta e giungere alla vita eterna. Guardatevi dai falsi profeti.
voi dovete evitare tutti coloro che parlano contro di noi. Essi sono i falsi profeti che incitano alla ribellione contro il Dio dei cristiani, contro la parola di suo figlio Gesù. I falsi profeti sono coloro che si oppongono ai cristiani e con i quali i cristiani possono solo combattere in quanto in nessun caso hanno argomenti da opporre. I cristiani vogliono la gente in ginocchio. In qualsiasi situazione, sotto qualsiasi sole, in qualsiasi cultura, questi esistono. Ogni individuo che si erge contro di loro è un individuo che prende coscienza della propria esistenza. Questo essi temono. Dunque proclamano, guardate i loro frutti, ed agiscono ammazzandoli prima che qualche frutto prodotto da quell'essere giunga a maturazione. Se in quest'ultimo secolo le cose per i cristiani sono andate diversamente, non è per la loro magnanimità o per la loro bontà, ma perché una serie di coloro che di coloro che loro chiamano falsi profeti, scusate un attimo solo, sì, una serie di coloro che loro chiamano, dunque, se in quest'ultimo secolo sono andati diversamente, non è per la loro magnanimità o per la loro bontà, ma perché una serie di coloro che loro chiamano falsi profeti hanno fatto maturare frutti malgrado la ferocia della loro azione. Certamente i cristiani devono guardarsi dai falsi profeti. Ogni falso profeta che si erge contro di loro, per quanto poco, ha la scintilla della vita, mentre essi sono i profeti della morte, come cessazione dell'esistenza sull'altare del bisogno del loro Dio. Hanno paura tanto ad alzare i loro roghi per ardere donne, bambini e indifesi in generale, uomini di genio e speranze di interi popoli. Certamente ogni cristiano deve guardarsi dai falsi profeti, ma soprattutto ogni cristiano deve impedire che i frutti dei falsi profeti arrivino alla maturazione per non rivelare la pochezza e l'inconsistenza di Gesù come profeta. Come consolazione, dice Gesù, mettetevi in ginocchio ed entrate nel regno dei cieli. Lo dice tutti, a succubi e incubi, perché il più grande incubo per Gesù è il Dio che egli identifica come suo padre. Anche gli incubi sociali devono mettersi in ginocchio davanti al Dio e devono essere incubi in conformità al volere di Dio al quale devono sottomettersi. Tutti, vi ricordate, i papi dicono agli imperatori, i papi affermano che loro sono gli unici a poter deporre gli imperatori. Dunque, gli incubi degli esseri umani, cioè anche gli imperatori, devono mettersi in ginocchio davanti agli incubi più grandi. Tutti i punti sono scritti per assoggettare i seguaci della setta nascente. Diventano elementi attraverso i quali vengono assoggettati interi popoli e nello stesso tempo momento antagonista per i popoli stessi nello sviluppo della via che porta alla loro liberazione. Marco non ricalca gli insegnamenti scritti da Matteo e questo è un po' strano, visto che entrambi i Vangeli in linea di massima si possono sovrapporre, ma divergono fra le altre cose proprio negli insegnamenti. C'è una visione diversa fra i vari apostoli e i vari evangelisti. Chiaramente, sembra che fra gli apostoli in quel momento Pietro sia stato messo in minoranza, probabilmente è lui che fa scrivere a Marco. Chi vuole essere il primo sarà l'ultimo. Difficilmente può essere uscito dalla bocca di Gesù, in quanto egli era talmente primo da spacciarsi per figlio del Dio in terra. Anche questo elemento fu molto usato dalla Chiesa cristiana per impedire alle pecore di mettere in discussione il suo potere. È irrilevante la critica a questo elemento, in quanto ogni arrogante all'interno del potere di avere tende a proteggersi con battute di questo genere, tenendo lottando, lontano, minacciandola ogni tipo di critica. Beh, ho sentito anche qui per radio gli insulti, insomma. In Marco, per quanto riguarda gli insegnamenti di Gesù agli apostoli, spicca il discorso sui fanciulli. Questo tipo di discorso non lo troviamo né in Luca né in Matteo. Ricordate che Marco è più pederasta di tutti, eh? È un discorso che può fare soltanto chi guarda lontano, al di là della direzione del suo sguardo, chi deve difendere la propria ideologia. Quando ho scritto questo pezzo, non consideravo ancora il Gesù di Nazareth un pederasta. Dopo, specialmente per i pezzi che ho scritto nei Vangeli di Marco, cambio la posizione e leggo altre cose. Chi deve difendere la propria ideologia anziché la propria persona, ed in questo sicuramente Marco è superiore a qualsiasi altro Vangelo, non nella dottrina ma nella lungimiranza. Difendete i bambini perché sono i semi di domani, oppure difendete i bambini perché sono la futura carne da lavoro e le future pecore atte a provvedere a vecchi che
che hanno gettato al vento la propria esistenza. Dice il Gesù di Marco: chi scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, meglio si butti in mare con una pietra al collo. Il trucco sta nelle parole e come queste vengono usate. Piccoli che credono in me. Dunque, ogni altro fanciullo può essere scandalizzato purché non sia stato addestrato a credere in lui. Questo è quanto hanno fatto i missionari cristiani e quanto essi fanno anche oggi, provocando la reazione spesso violenta di intere popolazioni. Questa reazione i cristiani la chiamano martirio, cioè il risultato della reazione. Se fossero persone oneste nell'uso comune dato a questo termine, si dovrebbero definire legittima difesa. Scandalizzarono i piccoli che credevano in qualcuno o qualcos'altro e sono stati puniti. Per i cristiani lo scandalizzarsi è soltanto una condizione morale, tutto il resto può essere fatto ai piccoli, dal venderli come schiavi all'incoraggiare la prostituzione, da costringere a lavorare nelle fabbriche del capitalismo nascente, dall'usarli come merce di pressione sociale all'interno delle società nelle quali pretendono il controllo morale, economico e sociale. I cristiani non hanno rispetto per i bambini, ma pretendono rispetto al loro diritto di metterli in ginocchio davanti al proprio Dio. Impedire loro di metterli in ginocchio davanti al loro Dio lo chiamano scandalizzare i bambini. Basti ricordare a questo proposito il comportamento feroce che gli insegnanti cristiani usano all'interno della scuola pubblica nei confronti di quei bambini che non scelgono l'insegnamento della religione cattolica. La morale del cristiano è solo una messa in scena volta a salvaguardare il proprio potere, potere di dominio e di corruzione senza il quale il cristiano non ha motivo di esistere. Il Vangelo di Marco, a differenza di quello di Matteo, è un Vangelo rivolto verso l'esterno della Palestina. Ricordiamo come abbia tralasciato ogni cosa che potesse stridere, tipo la verginità da Maria, la discendenza reale di Gesù o l'arrivo dei Magi. In questa prospettiva Marco fa dire a Gesù: chi non è contro di noi è con noi. Occorre una grande visione della realtà per combattere nel presente la prospettiva dell'aberrazione futura in modo radicale. I più razionali, anziché combatterli, preferivano sospendere il giudizio. Solo i gran sacerdoti combattevano contro Gesù, non tanto per quello che diceva o faceva, ma per il suo tentativo di spacciarsi per figlio del Dio degli ebrei. Per essi questa era una cosa impensabile e comunque tale da distruggere l'ordine costituito. Per i sapienti era più difficile, anche se la lotta di Simon Mago contro Gesù è scritta a lettere cubitali nella storia della liberazione umana. E lo risottolineo ancora se volete. La lotta di Simon Mago contro Gesù è scritta a lettere cubitali nella storia della liberazione umana. Gesù affermava che chiunque non lo combatteva apertamente era potenzialmente un alleato o un seguace. Ed aveva ragione. Egli vendeva il paradiso e la vita eterna spacciandosi come il figlio di Dio. Chi poteva avere tanta forza o altrettanta pazzia per rinfacciargli che era soltanto un demente? I suoi concittadini, ad esempio, che conoscendolo fin da piccolo si rendevano conto della sua follia. Gli scribi e i gran sacerdoti, che conoscendo la scrittura lo consideravano un bel po' fuori di testa e pericoloso per ragioni più di Stato che non per ragioni dottrinali. Dunque, chi non lo attaccava direttamente prima o poi avrebbe chiesto di accedere alla sua promessa di vita eterna. Dunque, da uno non contro di loro diventava uno con loro. Marco è un po' isolato fra Matteo e Luca. Luca preferisce elaborare Matteo, che coincide maggiormente con i suoi scopi. Lo schema di Luca, più che isolato, il problema è questo: Marco fu cacciato via da Paolo per ignominia, non si sa bene cosa abbia fatto, e si mette con Pietro. Si mette, cioè, praticamente Paolo lo manda a quel paese e lui si mette con Pietro. Luca scrive praticamente sotto lavoro, cioè sotto la direzione di Paolo o viceversa, collaborano assieme, per cui chiaramente più che prendere dal Vangelo di Marco, prende dal Vangelo di Matteo e di altri evangelisti, come ho scoperto. Lo schema di Luca non è una semplice lettura degli schemi di Matteo, ma è una vera e propria rielaborazione avente come scopo il superamento degli schemi di Matteo.
Questa aveva una sua collocazione nel progetto di ricostruzione del cristianesimo fatto da Paolo di Tarso, il quale, come del resto l'Evangelista Giovanni, metteva se stesso al centro della continuità degli insegnamenti di Gesù e a dispetto di tutte le altre versioni. C'è l'idea del superamento degli insegnamenti di Gesù nel Vangelo di Matteo, in quanto quelli di Luca avrebbero dovuto essere più completi, più avanzati e più funzionali alla diffusione della parola del Figlio del Dio degli Ebrei. Tutte le critiche fatte alle beatitudini di Matteo valgono anche per Luca, anche se la pulsione di morte di questo Vangelo è molto più forte, attraverso una richiesta quasi ossessiva di ossequio al Vangelo stesso. Vediamo i punti in cui il Vangelo di Luca si scandalizza. Vi ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito. Gesù è un mago, prima affermazione. 2. Beati i poveri perché vostro è il regno dei cieli. 3. Beati voi che avete fame perché sarete saziati. Beati voi che piangete perché riderete. Beati voi quando sarete cacciati, espulsi in nome mio, la vostra ricompensa sarà grande perché così i vostri padri trattarono i profeti. Guai a voi ricchi che avete già avuto la vostra ricompensa, guai a voi che siete sazi perché patirete la fame, guai a voi che riderete perché piangerete, guai a voi quando parlano bene di voi perché vorrà dire che siete dei falsi profeti. Amare i nemici facendo del bene a chi vi odia, benedire chi vi maledice e far del bene ai calunniatori, porgere l'altra guancia a chi vi colpisce, a chi vi porta via il mantello, non impedirgli di sottrarvi anche la veste. Dare a chi chiede e a chi ti toglie non richiedere, amare i nemici per conquistare meriti, non giudicare per non essere giudicati, date e vi sarà dato, perdonate per essere perdonati, ogni discepolo è perfetto se è come il maestro, perché vedi il brusco nell'occhio del fratello e non scorgi la trave nel tuo? Ogni albero si riconosce dai frutti, ogni uomo da bene tira fuori del bene dal suo cuore, mentre il perfido il male. Perché si accentua l'esaltazione della pulsione di morte in Luca? Intanto fa sparire la fame e la sete di giustizia. La fame e la sete di giustizia è un bisogno presente nell'uomo nella misura in cui i bisogni relativi all'esistenza fisica sono soddisfatti. La fame e la sete sono bisogni legati alla sopravvivenza. Luca non si pone problemi di giustizia, ma problemi fisici. Per Luca l'essere umano non deve vivere, ma deve esistere al limite della sopravvivenza. A differenza di Matteo, Luca, oltre alle beatitudini, introduce le guaitudini, esalta la miseria fisica, invitando il mondo ad agognare alla miseria, atteggiamento coltivato dalla Chiesa cristiana, dove il lusso e la ricchezza è riservata alla Chiesa cristiana e ai suoi rappresentanti, che ad essa devono essere rigorosamente sottomessi. Oltre alle beatitudini e alle guaitudini, abbiamo l'abbandono morale finalizzato alla costruzione della miseria. Ricordiamo come ogni regola espressa valga per gli uomini, non certo per il Dio o per suo figlio o per la Chiesa cristiana e i suoi rappresentanti. Pertanto non è la Chiesa cristiana che deve amare i propri nemici, ma le pecore del gregge, a loro volta potenziali nemici della Chiesa cristiana stessa. L'abbandono morale è una condizione fondamentale per controllare le pecore del proprio gregge. Depennare la fame e la sete di giustizia per Luca diventa imperativo. La ricerca di giustizia è un atto di volontà del soggetto, sia quando la rivendica come diritto, sia quando la supplica. La ricerca di giustizia sotto qualsiasi forma è sempre un atto eversivo nei confronti del potere costituito. Quando la Chiesa cristiana, e quella cattolica in particolare, detennero per secoli il potere assoluto, anche la supplica era reato, in quanto vista come critica all'operato della Chiesa stessa. A mano che il potere assoluto della Chiesa si restringeva, il potere civile apriva dei meccanismi sempre più ampi, riconoscendo la necessità di giustizia, anche se i magistrati sono sempre quelli che nel Medioevo si dividevano i beni dei condannati. Le istituzioni civili possono essere modificate molto più velocemente di quanto si possa fare con gli uomini malati di morte. Gli ultimi 3 punti sono importanti, non solo per come sono articolati, ma per l'altolà che Luca pone alla crescita degli individui sulla via alla conoscenza, un altolà che preclude i roghi con cui la Chiesa cristiana rischiarò le notti dell'oscurantismo.
Luca fa precedere gli insegnamenti messi in bocca a Gesù da una descrizione magica del Gesù stesso. Luca scrive in un momento in cui non può essere sbugiardato dal ricordo dei contemporanei e rispondendo alla necessità di dimostrare che quanto dice non è una sua elaborazione di testi precedenti, abitudine presa dai cristiani e dai cattolici in particolare, non sono loro a dire, ma Dio o Gesù dice attraverso loro, l'infallibilità accreditata al Vescovo di Roma è un esempio istituzionalizzato di questo comportamento funzionale ai propri progetti, ma la parola di un Gesù da cui esce una virtù che guarisce tutti, elemento considerato prova della divinità di Gesù ai suoi tempi e per molti secoli dopo. Delle beatificazioni di Matteo prende soltanto quanto gli serve, trasformandolo a proprio uso. Elimina i poveri di spirito, in quanto a lui non interessa, e diventano poveri e basta. Sottolinea la beatitudine dell'essere perseguitati, in quanto, non dimentichiamo, Luca scrive sotto l'influsso di Paolo di Tarso, a suo dire, persecutore dei cristiani, illuminato sulla via di Damasco. Sottolinea che i padri dei presenti perseguitavano i veri profeti ed elogiavano i falsi profeti. La misura per determinare la veridicità di un profeta è quella di essere perseguitati o elogiati. Ho quasi finito, un attimo di pazienza, poi prendo le telefonate. Le guaificazioni riguardano il benessere fisico, base per la crescita e ricerca di soddisfazione dei bisogni intellettuali. Si hanno una lunga serie di moralizzazioni tendenti alla sottomissione degli individui, sottomissione che viene ripagata con l'acquisizione di meriti. Ogni discepolo è perfetto se è come il maestro. Nella via della conoscenza e della consapevolezza, i maestri sono gradini nella crescita di un individuo. I maestri devono essere calpestati e usati dai discepoli come trampolini di lancio nel loro assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Luca ha paura di questo. Il figlio del suo Dio è piuttosto povero di sapienza e inconsapevolezza. Non è in grado di indicare nessuna via verso la liberazione dell'individuo. Indica soltanto sottomissione a critica e speranza nella risurrezione, più o meno come le pecore che si abbandonano al pastore mentre le macella. Importante per Luca dare l'alto là allo sviluppo di qualsiasi discepolo in grado di superare il suo Gesù, cosa abbastanza semplice del resto, ed introduce modificandolo: perché vedi il brusco nell'occhio di tuo fratello e non vedi la trave nel tuo? Luca sa che chiunque percorre un sentiero fuori dallo stretto bisogno del quotidiano è sempre critico nei confronti delle affermazioni apodittiche, un po' perché il suo sentiero differisce e un po' perché ogni sentiero che porti alla conoscenza e alla consapevolezza somma critica a critica. Ed ecco il suo prete tuonare dal pulpito. Tu critichi il mio bruscolo, ma guarda la trave nel tuo occhio. Fine della discussione e accensione del rogo. Conclude questa dissertazione Luca che un uomo buono tira fuori il bene dal suo cuore, mentre il malvagio tira fuori il male. Affermazioni gratuite, dove il bene e il male hanno referente nell'attività del figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra, che non ammette obiezioni al proprio operato, ma soltanto sottomissione a critica. Questa è la critica che il paganesimo e la stregoneria fanno al discorso della montagna e alle beatitudini. Il discorso della montagna e le beatitudini o i diversi precetti sono solo delle grandissime porcherie che hanno macellato milioni, milioni e milioni di individui. Chi esalta il discorso della montagna è solo uno che vuole mettere in ginocchio il più debole. E qui ho concluso la dissertazione. Per andare avanti con la trasmissione fino all'arrivo dei ragazzi, se arriva qualche telefonata la prendo, sempre che non sia chi penso io, faremo un altro discorso, visto che il discorso della montagna è abbastanza, diciamo così. Sei pronto? Ecco, qui abbiamo sempre il solito stupratore di bambini che provoca in continuazione.
partecipazione, il reato di partecipazione morale, ricordatevelo sempre questo. Allora, leggerò un pezzo dal libro dell'Anticristo, per cui chi non ha seguito la lettura del libro dell'Anticristo potrà conoscere che cos'è il concetto di verità scritto nel libro dell'Anticristo, che cos'è la verità, che cos'è per il paganesimo e per la stregoneria il concetto di verità. Il concetto di verità nel paganesimo e nella stregoneria è una cosa abbastanza precisa. E lo trattiamo, questo concetto di verità, proprio in contrapposizione a quello che è. Pronto? Vabbè, la verità è un noccio di pesca dentro un diamante dalle milioni di sfaccettature. Scusate un attimo. Sì? Ok. La verità è un noccio di pesca dentro un diamante dalle milioni di sfaccettature. Ogni essere umano viene educato a guardare quel nocciolo di pesca da una sola sfaccettatura. Quando un essere umano inizia a seguire una strada per lo sviluppo della conoscenza, della coscienza di sé, egli si sforzerà a vedere quel nocciolo di pesca da ogni sfaccettatura di quel diamante. Da quando abbandona la finestra impostagli dal condizionamento educazionale, comincia a vedere quel nocciolo anche da altre sfaccettature e può affermare di aver iniziato a superare il condizionamento stesso. A tante più sfaccettature egli potrà affacciarsi, tanto più i legami imposti dal condizionamento educazionale si scioglieranno. Soltanto quando sarà in grado di alzare la mano e spezzare il diamante, prendendo in mano il nocciolo di pesca, solo quando egli riuscirà a far diventare una parte di se stesso, nocciolo di pesca, afferrare l'essenza numenica dell'oggetto, con l'essenza numenica del soggetto o di una parte di esso, egli sarà giunto alla verità. Fare questo, superando il condizionamento educazionale, può essere faticoso e strano, ma ripetendo l'operazione questa diventa sempre più semplice, fino a diventare naturale e ovvia del comportamento nel quotidiano della ragione. Quando si giunge al nocciolo, solo lo sviluppo della coscienza di sé, dell'essere luminoso che sta crescendo dentro l'essere umano, sa quando. La percezione è sempre un momento di sviluppo soggettivo, sia nella realtà del quotidiano della ragione che negli infiniti mondi della percezione alterata. Ogni certezza non appartiene al mondo della ragione o alle sue prove o dimostrazioni. La certezza nasce dentro, ma solo l'essere luminoso crescendo sa distinguere quando è certezza e quando invece è solo autoinganno. Bene. Questo è il concetto di verità, perché è il concetto di verità del paganesimo, perché la verità è una descrizione della libertà che un individuo raggiunge, per cui un individuo viene addestrato dal sistema sociale in cui vive a vedere gli oggetti soltanto da un punto di vista. Quando il soggetto vede l'oggetto da punti di vista diversi, da altre sfaccettature, da altri modi di essere, vede l'oggetto da molti altri punti di vista. Cosa implica questo? Implica che il soggetto non è più costretto a guardare il nocciolo di pesca da quella sfaccettatura del diamante, ma può scegliere lui il punto di vista da dove guardare quel nocciolo di pesca. Però esiste una seconda fase di crescita, ed è quando l'individuo a un certo punto non gli frega più niente di osservare l'oggetto, cioè alza la mano e spezza il diamante, cioè spezza tutte quelle condizioni che lo costringevano a guardare l'oggetto che gli stava attorno. Sì? E per cui cosa fa? Non fa altro che spezzare il diamante e parlare, non più guardare più il nocciolo di pesca attraverso il diamante, ma guardarlo direttamente, cioè toglie un'altra condizione al suo modo di essere in relazione a quel nocciolo di pesca. Ma ancora di più, esiste un altro processo ancora, cioè quando l'individuo può prendere il nocciolo di pesca
e guardare il mondo attraverso gli occhi del nocciolo di pesca, cioè quando può fondere se stesso con l'oggetto che gli sta davanti. E questo è l'ultimo stadio della libertà che un essere può raggiungere. Poi esistono altri percorsi, però questo è la libertà del giudizio. Cioè la costruzione della libertà del giudizio, la costruzione della libertà del guardare le cose attraverso vari momenti di verità. Perché? È il pazzo di Nazareth, perché questo è un delinquente, perché questa filosofia, questo modo di essere cristiano è un modo di essere delinquenziale, perché pretende di inchiodare l'individuo in una visione precisa, in una visione unica della vita, cioè la sottomissione come unico modo di esistenza dell'individuo. Questa è una criminalità che non ha paragoni, cioè ogni gesto pratico criminale davanti a questo è niente, è solo un gioco da bambini. Cioè, questa è la base fondamentale di tutti gli atti criminali. Cioè, tutti gli atti criminali prendono origine dall'imposizione di una verità. E noi vediamo lo sforzo che ha fatto Wojtyla nella sua Fede e Ratio per imporre il suo concetto di verità, per imporre la verità. Lui sa che è fallito, lui sa che tutti gli ridono addosso, cioè Fede Ratio è solo una grandissima porcheria, cioè è come pretendere di discutere di filosofia il tema di terza elementare di un ragazzo neanche molto intelligente, tutto sommato. Questo livello mentale, questo livello ideologico è il livello che ha Wojtyla. Sì? Dimmi tutto. Ecco, i persecutori Sì. Dunque, noi abbiamo semplicemente questa violenza. Quello che sta parlando, quello che ha tentato di telefonare è il fratello di uno che assassinava i russi, tanto per essere chiaro, da quello che mi è stato riferito. Per cui uno che giustifica gli assassini mi sembra abbastanza aberrante come personaggio. Vabbè, comunque sopporteremo anche questo tipo di personaggi, d'altronde. E pertanto, davanti alla sottomissione, davanti alla verità imposta, davanti alla voglia di distruggere la capacità dell'essere di farsi Dio, di sviluppare il Dio che ha dentro, non esiste nulla, cioè non esistono attenuanti, non esiste, cioè proprio non ha la responsabilità di ogni singolo cristiano della macellazione di popoli per 2000 anni, no, 1500 circa, 1600, non ha nessun attenuante, è genocidio allo stato puro. Noi siamo davanti a questo. Questo dovete tenere presente. Noi siamo davanti a una condizione di questo tipo. Un cristiano non può chiedere nulla, nulla, nel modo più assoluto e categorico. Può solo pagare i danni. Pagare i danni significa disconoscere il suo Dio, disconoscere il pazzo di Nazareth, restituire i beni che ha estorto, ripagare tutti quelli che ha offeso, ripagare tutti i bambini che ha messo in ginocchio. Questo può fare un cristiano non può fare altro, non esiste altro che possa fare, per cui la sua dottrina non ha altro senso. Vediamo un attimo, sì? Per entrare nel regno di Dio bisogna essere poveri, mentre i ricchi ne sono esclusi. Ecco, se non che Clemente, che è un agnostico, riesce a far entrare nel regno di Dio anche i ricchi, intendendo per ricco chi ha l'anima, senti un po', ricca di vizi. No. Sì, no, per cui basta renderla povera di colpa. E così diventano i ricchi, i poveri di spirito hanno lo stesso titolo per entrare nel regno di È Dio. un bel trucco, eh? È un trucco. Sì, beh, comunque c'è un altro passo, adesso non mi ricordo esattamente dove, no? Che dice che allora i ricchi non possono entrare nel regno di Dio. E lui rispose, Dio può tutto. Sì, ecco. Capisci? Cioè esiste un Sai passo. dove ho trovato questo passo? Sì. In L'eresia di Marcello Craveri. Ah. Ecco, Craveri è uno studioso di Sì, storia sì, delle sì, religioni, sì, insomma, ecco. sì. Sì. Ecco, questo è Comunque quanto. erano i trucchi che usavano sia allora che a quei Va tempi. bene? Grazie, Salve. salve, salve.
Vabbè. Vediamo quest'altro. Cosa dice? Sì? È il solito provocatore. Allora, detto, cioè, in effetti i trucchi ne hanno fatti a migliaia, insomma, inutile che andiamo. Pronto? Questo deve avere addirittura la ricerca automatica. Il problema è questo: i cristiani non hanno nulla da dire agli altri, non hanno niente da dire. Allora, andiamo avanti col discorso. Visto che abbiamo qualche minuto che non arrivano i ragazzi a dare il cambio, noi ci leggiamo un bel pezzettino dal libro dell'Anticristo. È un po' di tempo che non leggevamo mai niente del libro dell'Anticristo, no? Ne prenderemo un bel pezzetto e andremo avanti con quello. Proviamo un attimino, tanto solito provocatore. Pronto? Sì, vabbè, dai, vai. Allora, cristiani e psichisti attraverso una riflessione. E questo è uno dei capitoli della quarta parte del libro dell'Anticristo. I cristiani mettono se stessi al centro dell'universo e pretendono che tutti ruotino attorno a loro. Gli psichisti mettono se stessi al centro dei propri interessi e si circondano di esseri che mettono se stessi al centro dei propri interessi. Quando due cristiani, vale per ogni deista, si rapportano, uno sta sopra e l'altro sta sotto, uno si rafforza indebolendo l'altro, uno si rafforza utilizzando l'altro, uno accumula alle spese dell'altro. I cristiani ignorano il tipo di guadagno fatto da chi si rafforza alle spese di un altro essere della propria specie. Proviamo un attimino, adesso, tanto è una specie di assalto stasera, dimmi tutto. I cristiani ignorano il tipo di guadagno fatto da chi si rafforza alle spese di un altro essere della propria specie. Non acquistano né energia vitale né potere personale, traggono solo vantaggio dal rapporto di forza e dall'assoggettamento di altri individui che debbono indebolire complicando l'esistenza per impedire loro di prendere il sopravvento. Il loro è potere di avere attraverso il possesso di individui e del loro fare. Il cristiano deve costruire le condizioni attraverso le quali gli individui accettino la sottomissione. Uno psichista mette se stesso al centro dei propri interessi. Quando uno psichista si rapporta con un altro essere, il rapporto è sempre di dare e avere, dove il dare e il ricevuto è funzionale all'aumento della conoscenza e la consapevolezza, rendendo le mani di entrambi più abili. Sì? Non ci può essere dipendenza perché conosce. Uno psichista mette se stesso al centro dei propri interessi. Uno psichista si rapporta con un altro essere, dove il dare e il ricevuto è funzionale all'aumento della conoscenza e della consapevolezza, rendendo le mani di entrambi più abili. Non ci può essere dipendenza perché conoscenza e consapevolezza non si possono vendere, ci circondano e l'abilità delle mani non può essere comperata, appartiene al divenire dell'essere umano. Uno psichista sarà sempre interessato ad essere circondato da individui il più forti possibile. Da loro può attingere per arricchire la propria conoscenza e consapevolezza. Sarà sempre interessato ad essere circondato da individui il più abile possibile. Potrà arricchire l'abilità delle proprie mani. Uno psichista non si appropria del lavoro di altre mani senza dare il lavoro delle proprie mani in cambio. Un cristiano si appropria del lavoro di altre mani di individui più deboli, contraccambiandoli con minacce e terrore e controllo. Quando si guarda un evento, questa è la risultante dei fenomeni concorrenti per la sua formazione, sì? Egli è il divenuto e costruisce fenomeni che con altri contribuisce a fornire base per il divenire. Si possono analizzare tutti i fenomeni attraverso i quali la situazione attuale è prodotta, ma si può analizzare la situazione attuale per risalire ai fenomeni concorrenti nel produrla. L'uno e l'altro sistema porta, meglio contribuisce a portare, alla percezione numenica, contribuendo a trasformare i sentimenti in conoscenza. La conoscenza può avvenire
o essere acquisita, o se vogliamo usare un termine in modo letterario anziché figurativo, solo attraverso la trasformazione di se stessi. Questo non potrà mai accadere mettendosi al centro dell'universo, costringendolo a ruotare attorno a se stessi, ruotando a propria volta attorno a chi si pensa più forte. La consapevolezza e l'umenia appartengono allo psichista nel processo del suo divenire. Il cristiano non diviene in quanto creato ad immagine e somiglianza del proprio Dio pazzo. Ad esso e agli adoratori di dei appartiene la fede e la forma come ossessione immutabile del proprio esistere. Bene, abbiamo finito anche stasera la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Tanto il provocatore non è mancato, vero? E continueremo la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo anche la prossima volta. Vi ricordo che giovedì prossimo sono ancora in trasmissione, continueremo il discorso del crogiolo dello stregone, il crogiolo del male. E nella continuazione del crogiolo dello stregone continueremo a definire i principi fondamentali attraverso i quali andiamo a costruire la vita. Continueremo a costruire il nostro modo di costruire l'individuo e trasformare la vita in un processo di costruzione e continueremo ad agire per riuscire a trasformare la nostra esistenza. Continueremo col crogiolo dello stregone. E cominceremo dopo a fare un altro tipo di lavoro. Esiste un altro percorso di stregoneria e di magia e appartiene a chi affronta la vita, a chi affronta il quotidiano. Comunque ne parleremo ancora e cominceremo, una volta finito il crogiolo dello stregone, a parlare del divino che ci circonda, delle immagini pagane e dei concetti pagani. Ho circa pronte un 5-6 trasmissioni che partono dall'assoluto. Ah, sono arrivati ragazzi, ciao! E partono dalla definizione dell'assoluto a tutta una serie di discorsi che vanno fatti, insomma, che faremo, anche per riprendere trasmissioni precedenti. Poi continuerò il discorso, poi riprenderò il discorso della conferenza di Marghera. E andando avanti con il discorso della conferenza di Marghera lo alternerò a delle rassegne stampa, anche perché ho molta rassegna stampa da fare e dopo devo metterla via. Bene, qui termina la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Voi sapete che il telefono di questa radio è aperto al pubblico, cioè chiunque può telefonare, chiunque può mettersi in contatto con la radio, per cui chiunque può disturbare, può rompere le scatole, può insultare, può offendere. Esistono delle persone che fanno questa operazione normalmente, proprio come fosse un mestiere che fanno, e sono esattamente quelle persone che hanno messo a rogo milioni di persone, che hanno stuprato bambini, che hanno violentato la storia dell'umanità. Purtroppo queste persone le troveremo sempre con noi, cioè cercheranno sempre di essere ossessionanti. Pronto? E queste persone tenteranno sempre di distruggere ogni sentire, ogni elemento di libertà che avvenga. Io chiudo qui la trasmissione, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poetaisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.